Un'aiuola comunale adottata da un cittadino comune, uno spazio verde a cui ha dedicato amore, tempo e dedizione, abbellendola giorno dopo giorno per il semplice gusto di rendere più bella la sua amata città. Il gesto, di grande valore in termini di sensibilizzazione sociale e senso civico del barlettano Michele Doronzo, si trasforma in un evento da celebrare attraverso una grande festa che ha coinvolto l'amministrazione cittadina e i giovani studenti. Emozione che traspare dagli occhi, quella del signor Michele Doronzo, frutto di una grande sensibilità al tema ambientale che il donatore è riuscito a trasmettere anche ai suoi amati nipoti. Mi piace che la mia città deve essere bella. Io da piccolino sognavo che la mia città deve essere bella e deve essere sempre bella. O io insisto, adesso lei l'ha visto, l'autorità che si hanno messo disponibili e quindi io voglio che la mia città, i miei giardini devono essere tutti belli, non vicino a casa mia, vicino a tutta Barletta. Per ringraziare il signor Michele dell'iniziativa spontanea di mettere a dimora 5 piante di carrubo nell'aiuola comunale ubicata presso l'intersezione stradale tra via Ofanto e via Pracina, di fronte all'istituto comprensivo Modugno Moro, l'amministrazione comunale ha inteso dedicargli un cippo lapideo attestante la donazione. Magari ce ne fossero tanti di cittadini come Michele Doronzo che adottano queste aree di verde a disposizione della città, dei bambini soprattutto, sono un esempio di civiltà positiva, di quello che un cittadino può fare per la propria città e io ringrazio davvero pubblicamente Michele Doronzo perché ci ha messo di tasca sua dei soldi per comprare gli alberi e lui è davvero molto bello il suo impegno civile a favore del verde e della nostra città. Ed è un esempio per le giovani generazioni. Assolutamente sì. Perché Michele lo sta facendo con il cuore, lo sta facendo perché è un cittadino barlettano che vuole bene alla sua città e soprattutto vuole bene ai bambini che da questi esempi traggono valori per la costruzione di una città, di una comunità sempre più bella e sempre più civile, sempre più rispettosa dell'ambiente. A benedire il riqualificato spazio verde, Don Angelo Di Pasquale, che parlando ai giovani studenti ha ribadito l'importanza del rispetto della natura e dell'ambiente che ci circonda, alla base delle regole scritte e non scritte di una corretta educazione civica. Noi come scuola siamo orgogliosi di avere il signor Doronzo come nostro nonno, l'abbiamo appunto, lo sentiamo personalmente come nonno che ha dato bellezza anche allo sguardo dei bambini, perché la scuola è qui di fronte, quindi chiunque può affacciarsi e vedere questa aiuola che è curata e sempre tenuta bene. Buone norme diventate veri e propri mantra per gli alunni della scuola Modugno Moro, istituto da sempre particolarmente sensibile alle tematiche ambientali. I bambini hanno partecipato e continuano a partecipare attivamente a tutti questi progetti e noi siamo come scuola soddisfatti del risultato che i bambini stanno portando nelle case, nella nostra scuola e anche all'esterno.